La manifestazione, lo sapete meglio di me, come sempre promossa dai comuni di Contursi, Terme in testa, Castelnuovo di Conza, Cogliano, Palomonte, San Gregorio Magno, Ricigliano, Romagnano al Monte e Sicignano degli Alburni, con il comune di Contursi, Terme, che è un po' capofila da sempre. Sono tanti nomi, tanti comuni coinvolti. Come sapete, naturalmente il leitmotiv è quello del benessere, quello delle opportunità turistiche di questa rete di comuni messi insieme e la volontà di far scoprire ai visitatori altri comuni, altre eccellenze e ovviamente i luoghi straordinari che insomma questa terra ha. Il premio Contursi inizia oggi e finisce il 25 con la manifestazione di Romagnano al Monte, quindi è una vetrina importante dove ogni comune esprime le sue caratteristiche, tutto quello che è importante per fare rete per il territorio. Quello che sta per venire è il tempo dei paesi, il tempo del paesaggio. I paesi hanno tanta terra intorno e aspettano che sia guardata, coltivata, accudita, amata. Bellissimo, grazie. È vero. Grazie a Franco bellissimo. Arminio. Grazie. Grazie a voi. Grazie per la ricerca scientifica al professor Paolo Barone e a tutto il suo team. E voglio ringraziare qui non solo il sindaco di Contursi, ma anche il sindaco di tutti i paesi, i sindaci che qui vedo numerosi. Loro anche ci hanno aiutato tantissimo nel anche diciamo convincere la popolazione a partecipare a questo studio. Ma questa è anche un'occasione per ricordare a tutti voi che noi siamo sul territorio, possiamo darci una mano. Questa è una ricerca non solo dei ricercatori dell'università, è una ricerca di tutti noi della valle. Premio Contursi Terme 2017, la Valle del Benessere, premio speciale giornalismo ad Antonello Caporale. Contursi Terme premia se stesso perché ieri, poche ore fa, ha ricevuto in dono, ha riconquistato un territorio sottratto adesso, che è il Parco Terme delle Querci. L'assessore Onofrio Forlenza con Mariano Casciano, sindaco di Palomonte. Grazie. Che è la tua terra d'origine, giusto? Grazie. Argentina. Per la storia, Adora Liguori! Ho pensato, ma perché parlare sempre di grandi personaggi, re, regine, per carità, tutti importantissimi nella storia? Parliamo anche di piccola gente delle mie parti. Tra l'altro questi sono personaggi realmente esistiti non solo a Contursi ma anche in questi paesi vicino, quelli che fanno parte proprio di questo giro, di questo cerchio bellissimo. Un riconoscimento speciale del comune di Contursi Terme e della comunità a questi ragazzi e ragazze della scuola di Contursi per matematica e realtà. Chi c'ha 10 in matematica? Chi c'ha 10? No, senza vergogna, dai. Chi ha 10? Tu come ti chiami? Michele. Sì, davvero ecco bravissimi, dobbiamo solo complimentarci con loro e essere orgogliosi noi come comunità di Contursi Terme di avere degli alunni così. Premio Contursi Terme per la legalità 2017, come avete già letto, a Roberto Lenza, sostituto procuratore del Tribunale di Nocera Inferiore. Molte volte la realtà viene rappresentata in modo peggiore di quella che è. C'è tanta gente che nelle istituzioni, non solo nella magistratura, spende quotidianamente il proprio impegno assiduo in vista dell'affermazione dei valori migliori, quindi c'è bisogno di maggiore fiducia, c'è bisogno di credere maggiormente nel nostro lavoro. Credo che con questo spirito e con l'impegno quotidiano le cose possano migliorare. Grazie. Grazie per essere stato qui, grazie per l'impegno quotidiano per e con il territorio. Per accrescere e potenziare l'offerta turistica è il grande merito del professore De Simone. A lui il premio per aver già pensato e raccontato la Valle del Benessere nel suo libro Il
termalismo nella Valle del Sele, che a tutt'oggi è il più rigoroso lavoro di divulgazione dal forte valore polisemico. Grazie professore. Grazie. Premio Contursi Terme 2017 a Gabriel Zuchtriegel, sezione bellezza. C'è affluenza, oggi siamo stati più di 4.800, perché prima domenica del mese, ricordo sempre, tutti i musei statali c'è l'ingresso gratuito, però noi abbiamo anche un abbonamento annuale, quindi ci sono tante possibilità. E prima il professor Barone lo ha detto, geneticamente provato che siete tutti pestani, quindi ogni tanto venite anche al vostro capoluogo. Luogo d'origine. Giusto. Grazie direttore, grazie, buon lavoro. Direttore. Grazie davvero. A voi per la vostra grazie. Presenza. Grazie a tutti, grazie. Grazie. Premio Contursi a Luciano Pignataro, sezione enogastronomia. Luciano, approfittiamo di te per chiederti se l'indotto gastronomico nel nostro territorio è sufficientemente sviluppato, cioè si fa abbastanza? Ma noi siamo in un territorio molto importante dal punto di vista della biodiversità, un territorio anche ricco di tradizioni, dove c'è tra l'altro una stella, Michelin, qua vicino, proprio nel comune di Valva. Una vicenda familiare in bilico, come sull'orlo di un pozzo, tra i morsi della miseria e le seduzioni del miracolo economico, che Wanda Marasco ha saputo rendere anche storia collettiva di una città, Napoli, dove coesistono la miseria dei vicoli popolari e il chiuso benessere dei palazzi borghesi. Premia l'assessore Altilio e Raffaele Messina. Bene, questo è il premio. Passeggiavano su via Duomo. Vincenzina spostava gli occhi dalle vetrine alla faccia dell'uomo. Roba di chiesa e roba parigina, pensò. E non sapeva che questo era il carattere sfacciato della via, un mercato. Francesco Durante si è stato presentato alla grande. Io mi chiedo, ma uno scrittore, oltre che a raccontare un suo libro, insomma un libro così importante come tu hai scritto, dal punto di vista spettacolare può riuscire addirittura a cantarlo? E questo è un libro che racconta appunto una storia che comincia nel Settecento con il primo grande scrittore italoamericano, si chiama Lorenzo da Ponte, proprio quello dei libretti di Mozart. E poi si va avanti con gli esuli del Risorgimento e poi arriva la grande emigrazione di massa. Ed è una letteratura ancora in italiano, anche se prodotta in America o anche nei dialetti italiani. Poi diventerà una letteratura in inglese con i figli e i nipoti di tutti questi e arriva fino a oggi. Premio Contursi per la sezione folklore a La Terza Classe. Fabio Pisticci è il più giovane chef stellato d'Italia e questa per me è una notizia. A soli 21 anni ha ottenuto l'ambito premio dalla Guida Michelin. Il suo percorso scolastico compiuto presso l'Istituto Alberghiero Picarmo Corbino di Contursi Terme è la dimostrazione che anche una scuola territoriale può esprimere il meglio. Grazie chef, grazie, grazie di cuore. Grazie chef, grazie, verremo a trovarti. Grazie. Complimenti. Grazie. E ieri si è tenuta un'estemporanea di pittura organizzata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune in collaborazione con Federico Fernicola. Poi abbiamo ancora come primo classificato ex aequo Giuseppe Parisi con Tetti Rossi, poi abbiamo ancora il secondo classificato Francesco Lucaci con Animali nel Sole e poi ancora abbiamo Cumba Conte con Le Attese.
Spirito combattivo indomabile, Silvano Bernard ha saputo convogliare in quello che è il più popolare degli sport la sua energia, sicché quello spirito indomito è divenuto cemento morale non solo del suo modo di essere giocatore, ma anche dei suoi stessi compagni di squadra. Il presidente premia. Grazie. Dottor Raffaele Scalpone. Buonasera. Io sono originario di queste terre, nel senso mia madre e mio padre sono di queste terre sono state sempre per me e per la mia famiglia il simbolo del benessere, Contursi Terme è il paese del benessere, quindi pensare che adesso, da adesso in poi, la sfida per la salute del futuro passi attraverso anche questa mia esperienza in queste terre, per me mi ravviva molto e mi rende molto orgoglioso. Vogliamo assaggiare questa? Non vedo l'ora, guarda. Assaggiamo questa cheesecake, va, vediamo come la fa. Ma tu cheesecake o ci fai? Mascarpone latino. Silenzio. Che ora il maestro ti darà il giudizio. Vedi, Anastasia. Non è Anastasia, si chiama Francesca. Ho assaggiato la tua cheesecake. Ti avviso che torni a Napoli, devi mettere lo capote, fa freddissimo a Napoli. Almeno 40 gradi, freddo polare. A Londra. Ho assaggiato la tua cheesecake e il giudizio è questo qui. Guardami negli occhi. Un giorno di pioggia, Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso. Hai capito cosa vuol dire? È ipnotizzata dal caldo, querido. Che secondo me se apri il giubbino offrirei dei panzarotti a tutti e saremo più contenti. E comunque ti caccio. Ma non puoi cacciarmi. Ti caccio perché me l'hai distratta. Scendendo like ti caccio.